Abito a Sannino, e se si fa un discorso di carattere locale, la città di Como, a Como ci sono 250-300 mila appartamenti sfitti, solo il comune di Como. Questo è quanto io ho letto sulla stampa, no? E poi mettiamo Ale, poi mettiamo l'ACP, mettiamo le istituzioni, no? In mano questo grande capitale finanziario speculativo, no? Che poi tutto lì gira, insomma, il mondo. Si cerca di spopolare, si cerca di non integrare, si cerca di spopolare, così i prezzi dell'immobile aumentano di valore, no? Questa è una realtà a Como, però voglio dire, adesso caliamoci un po' nella realtà dei quartieri. I nostri quartieri, asili nido che vengono chiusi, scuole che vengono chiuse, fabbricate intere che vengono chiuse, cioè mancanza di cultura, mancanza, cioè, voglio dire, questa diventa una città sempre più borghese, sempre più ricca, e i valori immobiliari sono 4, 5 mila euro, 6 mila, 7 mila, 10 mila al metro quadro. La gente qui è alla fame nera. Allora, voglio dire, tornare al basso nel ragionamento. Noi siamo qui anche persone che comunque abbiamo più o meno una certa esperienza, una certa militanza politica. Mi fa piacere che vedo anche qualche giovanotto, no? Questo è molto importante. Cioè, però voglio dire, dobbiamo tornare nei quartieri. Io ho fatto l'esempio prima, poco fa, prima di sapere questo dibattito.